ci ha portato concretamente davanti agli occhi fatti, circostanze e protagonisti, ci ha portato dal Catania che raccolse i reduci del terremoto di Messina e li fece giocare a piazza, nella Villa Bellini, cioè, e poi piano piano il calcio è cresciuto ed è passato per il campo della stazione di Acquicella, poi di Piazza Verga, poi lo stadio Cibali, che ebbe già un'inchiesta appena pronto, per cui per 6 mesi non si riuscì ad aprirlo, e il Catania, che doveva giocare in Serie C allora, fu costretto a invertire il campo in quasi tutte le partite di andata e fece 8-10 partite di andata tutte in trasferta perché aveva il campo chiuso, non c'era niente da fare. Poi ci ha portato alle crisi, poi ci ha portato alla partita fantasma di quella domenica di cui abbiamo parlato, e oggi ci porta ad avere un Catania che, ripeto, dovete coccolarvi, perché che se ne dica dell'attuale dirigenza, è l'unica che ha creato una vera azienda manageriale e che sta facendo voli pindarici. Ricordatelo, perché fra 30 anni ancora se ne parlerà.